fine del concerto se volete porre una monetina. Allora, questa sera abbiamo la presenza di Renato Calderale, che ormai si esibisce sempre qui a Musicarte, è baritono. Dico il suo curriculum: è nato a Chieti, dopo la maturità classica ha frequentato il Conservatorio Statale di Musica d'Annunzio di Pescara, laureandosi in canto lirico sotto la guida della professoressa Valentini. Successivamente ha approfondito la didattica del canto con altri maestri quali Surratt, La Colceva, Paride Venturi e Iovarra, affrontando anche gli aspetti scientifico-fisiologici del canto attraverso il frequente contatto con importanti foniatri. Ha insegnato presso il Fussotti Opera Ballet di Genazzano, Roma, scuola spettacolo diretta dal compositore Silvano Bussotti, del quale ha anche interpretato alcune composizioni sotto la guida dell'autore, fra cui in prima esecuzione mondiale l'opera Sipario. Ha cantato opere di Kurt Weill in prime nazionali. Il suo repertorio spazia dalla musica colta e contemporanea del Novecento. Per tanti anni ha suonato con il maestro che è qui presente, Vittorio Centola, in duo appunto con il repertorio leggero e jazzistico. Parallelamente all'attività concertistica ha continuato con la didattica, insegnando dall'89 fino a oggi educazione musicale e artistica nelle scuole statali e organizzando anche molti laboratori musicali. Ricordo una volta Renato ha portato molti ragazzi in una puntata di Domenica in Verdi in canto, quindi c'era la rappresentanza abruzzese di questi ragazzi che si sono esibiti in coro. Si è laureato brillantemente in architettura presso l'Università d'Annunzio di Pescara con una tesi musicale, paesaggio sonoro in area protetta. Il lavoro, la cui novità è stata segnalata anche dalla stampa nazionale, ha concorso all'edizione 1999 del premio Enea per lo sviluppo ambientale. Svolge intensa attività concertistica, esibendosi in importantissime rassegne e festival, è inutile che le elenco, e nel 2004 ha inciso un CD allegato al giornale Il Centro, Abruzzo e Musica. Tuttora è presidente dell'Associazione Musicarte e insegna al Liceo Artistico Statale di Pescara. Il pianista è Michele Ladogana, un pianista giovane, molto bravo, lui è anche solista, infatti questa sera interpreterà anche dei brani da solo. Se è possibile tenere spenti i cellulari, grazie. Michele Ladogana invece nasce a Pescara il 5 maggio dell'84, comincia a suonare la tastiera da bambino e nel 2001 a 17 anni passa al pianoforte sotto la guida del maestro Pavone. Nel 2004 si iscrive all'Accademia Musicale Pescarese, dove studia jazz con il maestro Marco Di Battista. Nei due anni di accademia che lascerà per frequentare Bologna, che ospita la laurea specialistica, lui è laureato in lettere moderne e studia anche teoria e solfeggio, di cui lui prende anche il diploma. In questi anni suona in molte manifestazioni organizzate in Abruzzo, come Musicarte nel Parco, la giornata della memoria nel 2006, e manifestazioni di carattere umanitario come la giornata per l'AIDS. Nel 2006 si classifica primo assoluto nella sezione pianoforte moderno nel concorso internazionale del Città di Atri e continua a studiare con Marco Di Battista. Nel luglio 2007 partecipa alle Clinics dell'Umbria Jazz, dove segue seminari con molti musicisti americani. Dal 2008 inizia a suonare in molti locali di Pescara, Bologna, Firenze e anche all'estero, da solista ma anche in formazioni di duo e trio. In particolare ama ricordare il duo con Fabio Della Cuna sax, quello di Liuba De Angelis alla voce e in trio con Luigi Blasioli. Nel 2010 si laurea anche in letteratura italiana nell'Università di Parigi e sceglie di abbandonare il mondo accademico per dedicarsi finalmente a tempo pieno della musica. Quindi ben vengano queste scelte. A un certo punto della vita, anche se gli studi sono parenti, perché l'arte letteraria, l'arte figurativa e l'arte musicale ha un percorso unico, ma dal punto di vista lavorativo ogni persona deve scegliere a seconda della propria inclinazione. Mi fa piacere che sta arrivando ancora tantissimo pubblico. Posso dire anche Forza Pescara, io non sono tifosa. Chiamo gli artisti sul palco. Vi auguro un buon ascolto
e ci vediamo alla fine del concerto perché non avrà interruzione. Renato Caldarale alla voce, Michela Dogana al pianoforte. Allora, buonasera a tutti, il nostro spettacolo si intitola Operazione Nostalgia, perché appunto vi faremo sentire canzoni non recentissime, ma che ci hanno ormai un po' di anni, anche se stasera in realtà faremo anche delle canzoni un po' più recenti, veramente. Appunto, come diceva Gabriele, siamo una coppia un po' particolare, perché io vengo dal classico, il maestro... quindi invece un pianista jazz, e quindi stasera vi farà sentire anche delle improvvisazioni e farà anche dei pezzi da solo. Allora, cominciamo con un brano di un autore americano, anzi lui era originario della Bielorussia, si chiamava Israel Isidor Balin, era ebreo, è bielorusso, però quando venne in America prese lo pseudonimo di Irving Berlin e ha scritto tantissime canzoni, ha collaborato con Fred Astaire, Ginger Rogers per il musical, ricorderete Chick Chick per esempio, ha scritto anche un importante inno patriottico che è considerato come un secondo inno nazionale americano, God Bless America. Ricorderete alla fine del film Il Cacciatore con Robert De Niro, gli amici appunto intonano questo canto. Ma forse la canzone più famosa che lui ha scritto è una canzone natalizia, cioè White Christmas, che ha venduto tantissime milioni di copie di dischi. E stasera invece vi proponiamo un motivo del 1925 che lui scrisse come una promessa d'amore per la sua seconda moglie. La prima purtroppo era durata poco perché era morta dopo pochissimi mesi. E questa seconda moglie era molto più giovane di lui, era anche cattolica, lui era ebreo, infatti il padre di lei era contrario a questo matrimonio, tant'è che diseredò la figlia e lui, Berlin, per ripicca, intestò alla moglie i diritti d'autore proprio di questa canzone che erano le sue più eseguite. La canzone si intitola Always, cioè sempre, e quindi lui dice ti amerò per sempre di un amore vero, non per un'ora, non per un giorno, ma non per un anno, ma sempre. E naturalmente questa canzone vorrei dedicarla alla mia signora, visto che quest'anno compiamo insomma un certo numero di anni, stiamo insieme, un numero importante. Thank you.
for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Un altro importante autore, un autore tedesco che però passò a un certo punto con lo scoppio del nazismo, con l'avvento del nazismo, emigrò in America. Stiamo parlando di Kurt Weill, e lui in Germania aveva scritto tante opere per il teatro musicale, ricorderete l'opera da tre soldi, per esempio. E in America continuava questa attività per la commedia musicale, scrivendo molti songs. E quello che vi presentiamo stasera è del 1938, una canzone che fa un paragone, prende a metafora i mesi dell'anno e li paragona alla vita umana. E praticamente dice che quando si arriva verso settembre, come noi stiamo per arrivare, giustamente, i giorni si accorciano e allora diventano più preziosi. E questo tempo più prezioso, questi giorni più preziosi, li si vuole passare con la persona amata. September Song. Oh, it's a long, long while from my summer, but days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time
pezzo tempo non vengo. And this your precious lies are somewhere long. This precious lies bene. E naturalmente quando si parla di nostalgia si parla di quello che è accaduto nel passato, quindi ieri, e adesso vi proponiamo due canzoni che parlano di ieri, hanno il titolo praticamente identico. Una è la famosissima canzone appunto Yesterday di The Beatles, di Paul McCartney, del 1965, che sia stata opera tutta di Paul McCartney, e che fra l'altro vanta un record, e quella è la canzone che ha appunto vanta il maggior numero di cover registrate, proprio l'hanno cantata tutti praticamente, ed è stata, non sappiamo se ha torto ragione, giudicata da alcune riviste specializzate come la più bella canzone pop di tutti i tempi. No, insomma, vabbè. L'altra canzone invece è una canzone del 1933 di Jerome Kern e di Otto Auerbach, le parole di Otto Auerbach, che appunto si intitola invece Yesterdays al plurale, e appunto anche questa è una canzone nostalgica che parla degli amori passati. Was mine, and truth was mine.
joyous free and flowing life, her soul was mine. Sad am I, glad am I, far to die, I'm dreaming more. Yes, Thomas, yes, Thomas, yes, Lord. Bene, altre due canzoni che sono quasi uguali nel titolo, hanno un titolo, le facciamo di seguito, hanno un titolo molto simile e fra l'altro sono anche dello stesso autore, stiamo parlando di Sammy Cahn, con due diversi parolieri naturalmente, una è del 45 e l'altra del 47. E qual è l'argomento di queste due canzoni? E praticamente si dice che giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, l'amore non fa che aumentare, anzi ci si ripete a se stessi come sono fortunato di essere innamorato di questa qui. Okay. Day by day e time after time. When the day is through, I'll
all I know. The passing years will show. You cut my love so young, so new. And time after time, you really saved a life. So lucky to be loving you. Si ama una persona, ci sono molti complimenti che si possono fare. In questa canzone che vede due maestri della bossa nova come Jobim e la poesia di Vinicius de Moraes, si paragona l'amata a una canzone e si dice praticamente che tutto il mondo potrebbe cantare e sarebbe meraviglioso vivere se tutti fossero come te. Si todos fossem
E adesso Michele vi presenterà un brano di grande Cole Porter. Siamo nel 1948 e si tratta di So in Love.
Bene, prima abbiamo nominato i Beatles, abbiamo ascoltato Yesterday e adesso vi proponiamo un'altra canzone che praticamente viene subito dopo come appunto record di registrazioni di questa canzone, dopo Yesterday. Ed è una canzone che però è del 69, sì, e fu inserita nell'album Abbey Road. E al contrario di molte, di tantissime, di quasi tutte le canzoni dei Beatles, non è stata scritta da McCartney e Lennon, ma da George Harrison. In questa canzone è come fosse una conversazione fra amici, si parla di un nuovo amore e si confida all'amico che questa donna, insomma, ha qualcosa che, insomma, è qualcosa. E dice: io non la voglio lasciare, adesso ci credo a questo amore, e quindi, insomma, andrei a vedere come andrà a finire, insomma, something. Something and the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she pulls me, I don't wanna leave her now. You know I believe in love. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in her. You're asking me when my love grows. I don't know. You stick around and it may show. I don't know, I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me, I don't wanna leave her now. You know I believe her diverte anche a dare dei segnali allarmanti, come in questa canzone di Luigi Tenco, che appunto, come in molte delle sue canzoni, ha un finale, diciamo, amaro. Si
io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, Angela mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Volevo farti piangere, vedere le tue lacrime, sentire che il tuo cuore è nelle mie mani. Angela, Angela, Angela mio, ma tu stasera invece di piangere guardi il mio viso in un modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, no, non andartene. Non puoi lasciarmi qua giù da solo. Non è possibile che tutto un tratto io possa perderti, perdere tutto. Siamo in una canzone del 46, sì, del 46, di Dumpy McDiller e Pallesi, e una canzone che faceva parte del repertorio di Alberto Rodagliani. Buonanotte, Angelo. Ti guiderà. Oh,
sognami anche tu. Buonanotte a te, dovunque sarai tu. Buonanotte, sognami anche tu. E da una buonanotte passiamo invece a un invito a svegliarsi, una serenata, e facciamo un bel salto indietro, andiamo nel 1887 per questa canzone napoletana di Russo e Capua, Scegliete. Come? Scegliete. Si dorma, oh, si dorma, bella mia, sento per un momento questa voce, che te lo ben assai, sta mia zavia, per te canta una canzoncella dolce. Ma stai dormendo e non ti sei sciatata, sti festella non so vanno pre, e non ricordo sta mandolinata, scetata bella mia, non più dormire. Non più dormire. Cielo se sua arrucchiato ci è in stella, questa sentì questa canzone, aggiuntisa parla il vitre più bello, diceva c'è delle passione, è passione che non passa mai, passa l'umuna e se non passerà. Ma tu lasciste me, m'ha fatto là. Tu certa chiesa, non ci penserai. Ma tu lasciste me, m'ha fatto là. Ma tu lasciste me, m'ha fatto là. Ma fatto ora. Bene, e adesso facciamo invece un bel salto in avanti, perché dalla fine dell'Ottocento passiamo addirittura agli anni 70. Siamo nel 1973, esattamente, per una canzone di un gruppo rock progressive appunto degli anni 70, che è ancora attivo, anche se insomma che
chiaramente hanno un po' di capelli bianchi. Stiamo parlando del Banco del Mutuo Soccorso. Tra l'altro le avrete forse anche ascoltati al concerto del 1° maggio quest'anno, hanno partecipato proprio anche con questa canzone. È una canzone che proprio ci dice che invece di svegliarsi non si ha nessuna voglia, perché si vuole continuare a sognare. Il titolo è molto eloquente: Non mi rompete. Sia che puzzi nel russare da ubriaco. Perché volete disturbarmi se io forse sto sognando un viaggio volato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli del maestrale, del maestrale. Thank you.
Bene, ancora un brano da parte di Michele. Questa volta è un brano di George Gershwin, che nella versione cantata vede le parole del fratello Ira, e sì, del 1927, se non sbaglio. Si tratta di Soon. Andiamo avanti di qualche anno, nel 1957, una canzone tango, originariamente, di Carlos Gardel, grande interprete del tango argentino, sul testo di Lepera, e praticamente la storia di un ritorno, infatti si intitola Volver, appunto tornare, e si torna forse al primo amore dopo tanto tempo, con anche un po' di timore, naturalmente. E questa canzone, ricorderete, è stata, diciamo, lo spunto per un film anche di Pedro Almodóvar, no? In cui c'era proprio Penelope Cruz che cantava, cioè faceva finta di cantare, diciamo, in playback questa canzone. Non so se
luces y a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde dejó mi hijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, que rompe la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada, con dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado, que vuelvo a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque olvido que todo destruye, haya matado a mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, que rompe la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma ferrada, con dulce recuerdo che giuro otra vez. E andiamo dagli anni, abbiamo detto 50, andiamo agli anni 60, però rimaniamo sempre 69 per precisione. Una canzone molto famosa che ha reso celebre anche un film, infatti anche questa faceva parte di un film, nel quale c'erano come interpreti John Voight e il grande Dustin Hoffman. Era Midnight Cowboy, in italiano Un uomo di marciapiede. Questa canzone ci narra appunto di chi a un certo punto non vuole più sentire nessuno e segue il suo destino viaggiando, insomma, seguendo le correnti dove lo porta il vento e il mare. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can see their faces. Only the shadows of their eyes. And where the sun keeps shining through the brutal rain. And where the weather suits my clothes. Banking off of the
sweeping over the ocean like a storm. Oh, 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 oh. Over the ocean like a storm. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. Bene, penso che siamo arrivati alla fine e vi salutiamo con un brano del 1971 di un altro gruppo rock progressive che ebbe anche un certo successo fuori dall'Italia. Stiamo parlando della PFM, la premiata Forneria Marconi. Questo fu il loro primo singolo, appunto del 71, di Mussida Pagani e Mogol anche. E visto che siamo arrivati a settembre, questa, quasi a settembre, questa canzone ci sta a far loro, perché appunto si tratta di Impressioni di settembre. Una curiosità: in questa canzone per la prima volta venne impiegato lo strumento del Moog, uno strumento elettronico che addirittura la prima Forneria Marconi dovette affittare, perché all'epoca non ce l'aveva nessuno e costava anche parecchio. E questa canzone, tra l'altro, di recente è stata anche riportata un po' in auge, oltre che della PFM, che è ancora, insomma, è abbastanza in attività, anche loro con qualche capello grigio, ma è stata portata in auge perché l'ha riproposta anche il cantante Francesco Renga. Guardo il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. Mi sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso e la vita nel mio petto batte piano, respiro nella nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno ancora più là, sembra quasi un mare eterno. E leggero il mio pensiero corre va, ho quasi paura che si perda.
verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa so, adesso non lo so. Sono un uomo o un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono, adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. Tra la nebbia filtro già il giorno, come sempre sarà. Concerti di rimandarlo perché mi avevano detto c'è cioè, l'assessore Porcaro Giovanna Porcaro che salutiamo affettuosamente perché mi avevano detto che chiudevano le strade per la partita e tanto è stato. Tra l'altro il vigile mi ha detto vattene da qua perché la macchina te la rovinano, che ci sono i tifosi della Juventus, era napoletano questo vigile. Poi c'è uno spettacolo al Teatro D'Annunzio e quindi hanno chiuso anche alcune strade lì. Invece comunque il pubblico è stato comunque numeroso, Giovanna, e non mi pento assolutamente di non aver spostato la data, altrimenti sarebbe stato un macello anche per tutto del pianoforte e quant'altro. Io ringrazio i musicisti, ma sicuramente ascolteremo un bis, li richiamo, vi do appuntamento a domani sera, qui il 25 di agosto. Adesso avremo una serie di concerti con diversi generi, domani sera pianoforte e sax con la presenza di due pianiste, Aurora Merciaro e Gaia Ciferni, è una sassofonista eccezionale che farà sognare il pubblico qui a Pescara con il suo sassofono Alessia Micone. Il lunedì c'è un fan prodigio, potete vedere su internet, reputato il nuovo Allevi e quant'altro, Manuel Cini canterà l'aulum con Beethoven, Liszt e Chopin. Il 27 c'è questo trio internazionale, Fairy Consort, con una serie di strumentazioni d'epoca e loro addirittura sono al settimo CD di musica antica. Questo disco viene esportato in tutto il mondo ed è opera di artisti abruzzesi. Invece il 29, appunto di abruzzesità, c'è la presenza di numerosissimi cori folcloristici perché c'è una grande richiesta di pubblico che mi ha scritto che vuole ascoltare anche le nostre tradizioni popolari. Il 30 invece c'è un'orchestra di fisarmoniche classiche che seguiranno musiche di Astor Piazzolla, colonne sonore dei film, e a seguire il Corale Santa Cecilia. Poi ci sarà un ultimo appuntamento con la più grande orchestra di ragazzi abruzzese, sono ben 56 elementi, ma è un'orchestra particolare perché sono tutti fiati, quindi tutti strumenti a fiato.
Speriamo il bel tempo, nel caso di cattivo tempo i concerti comunque si tengono all'interno dell'Aurum. Io consegno queste onorificenze, queste targa d'onore da parte del Comune di Pescara all'assessorato alla cultura, come è stampata il Quirinale, perché ieri abbiamo avuto il prefetto che ha premiato questa manifestazione, il Presidente della Repubblica e l'Associazione Musicante, al Renato Caldarale, cantante, presidente dell'Associazione Musicante, che veramente ci ha fatto ricordare un po' di anni passati attraverso queste canzoni che abbiamo ascoltato quando eravamo piccoli, io magari anche mai nata, quella del 1880. Michele Ladogana, pianista jazz eccezionale, io già ascoltandolo mi sono ripromessa che il prossimo anno un concerto da solo lo devi fare, perché lui ha suonato anche l'Umbria Jazz, quindi è giusto, anche è un pianista di Pescara che suona anche qui e non solo fuori. Bravissimi, di nuovo un applauso. Sentirmi dire che